quarto nel 79, finalmente primo nell'80 davanti a Nilson Leino, nell'82 successo di Beccia. L'anno scorso la prova si concluse con il successo del danese Kim Andersen dopo una lunghissima fuga solitaria. Alle spalle di Kim Andersen il belga Takaert e Newport. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo ultimi chilometri della 49esima edizione della Freccia Vallone, dove quattro uomini su tutti hanno brillato. Claude Criquet-Yoni, il campione del mondo, attesissimo in una prova come questa particolarmente congeniale ai mezzi atletici di Criquet-Yoni, un Criquet-Yoni atipico come corridore belga, perché più che un velocista è un uomo da grandi corse a tappe, un uomo che si difende molto bene in salita, non è mai riuscito ad imporsi in una classica, quindi fino a questo momento aveva detto Criquet-Yoni: mi sono preparato per ben figurare nelle corse della Vallonia, queste due grandi corse che concludono la serie delle classiche franco-belghe, oggi la Freccia Vallone, domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Allora, Criquet-Yoni, Argentin, Signon e Da Silva sopra tutti, mentre ecco che Criquet-Yoni è all'attacco dello strappo finale. Un giudizio su Argentin da parte di Felice Gimondi, suo amministratore delegato. Ma Argentin direi ha corso molto bene, ha tappato un buco estremamente impegnativo all'inizio quando è nato la fuga, 60 km d'arrivo. Su questi è tornato Fignon, un Fignon che ha dato anche lui un grosso contributo alla fuga. Direi Argentin è stato sorpreso da un attacco e da una progressione incredibile dal campione del mondo Criquet-Yoni, che sta confermando dopo 5-6 mesi della conquista della maglia il suo valore atletico. Vogliamo fare un paragone fra le prime due classiche belghe, vale a dire Giro delle Fiandre e Gent Wevelgem, e queste due seconde, le prime due in nelle Fiandre e queste due nella Vallonia. Ma le Fiandre presenta Fiandre Gent Wevelgem difficoltà diverse da queste, difficoltà diverse perché si corre in prevalenza su dei pezzetti di pavé che sono quelli che fanno la selezione. Qui direi c'è una selezione più logica, più naturale, perché si devono affrontare 12 salite, diciamo 12 strappi abbastanza prolungati con delle pendenze incredibili, tipo questo che stiamo seguendo oggi con il 19%, quindi direi comunque la solita difficoltà di correre in Belgio su un ritmo molto elevato, dove normalmente emergono corridori di un certo valore. Domenica della Liegi, Bastogne Liegi, ancora impegnati tutti gli italiani, oggi diciamo che le condizioni atmosferiche sono state favorevoli. Una notizia che è giunta in Italia, una notizia che riguarda Moser e Caroli. Ci rivolgiamo al dottor Savio. È vero che al Tour de France ci sarà una mista fra Moser, Caroli e Vanim? Sì, esiste la possibilità di questa mista, di questa fusione per il Tour. Se ne è parlato domenica in occasione della Parigi-Roubaix con Francesco Moser, il commendatore Civigli e il nostro direttore sportivo Reverberi. Direi che noi siamo molto, molto interessati, è un'operazione che verrà valutata soprattutto al nostro ritorno in Italia, trattando con i nostri sponsor. In quanto ci sono molti dettagli tecnici da definire, ritengo importante il fatto che i nostri sponsor sono soprattutto gli sportivi, e quindi penso disposti anche a qualche sacrificio pubblicitario pur di poter contribuire alla partecipazione di Francesco al Tour. Fa bene Moser a partecipare al Tour, ci rivolgiamo a Gimondi. Ma fa bene, Moser ha acquisito una grossa immagine, il Tour è una corsa estremamente impegnativa e difficile, io credo comunque che l'esperienza di Moser abbia valutato anche questo. Io dico che comunque il Tour rimane una corsa estremamente difficile e impegnativa. Ed ecco il campione del mondo, Criquet-Yoni, ormai in vista del traguardo, ha veramente onorato in questa corsa la maglia iridata conquistata in Spagna, è partito a 21 chilometri dalla conclusione con una fuga, dopo una fuga che si era iniziata a 53 chilometri dalla conclusione, va a dire dopo 166 chilometri di corsa, fuga che si era iniziata con l'attacco di Likens, e poi su Likens, Criquet-Yoni, Fignon, Argentin e Da Silva. A 21 chilometri dal traguardo Criquet-Yoni è scattato, ripetiamo, sulla salita di Givre terz'ultima, ed ecco ormai Criquet-Yoni, ci portiamo fuori dalla nostra cabina per poter seguire meglio le fasi conclusive. Allora ecco Criquet-Yoni, prima vittoria in una classica per Claude Criquet-Yoni proprio nella sua Vallonia. Criquet-Yoni e Van den Broek sono gli unici due corridori valloni. Ora attendiamo Argentin che si era portato in seconda posizione,
secondi ha fatto scattare il cronometro. Ora al secondo posto si era portato Argentina ed ecco ci fa segno Gimoni che sul teleschermo è apparso Argentina. Noi ci siamo portati fuori dalla cabina situata in posizione non ottimale per poter seguire le fasi conclusive. Dobbiamo comunque fare i complimenti ad Argentina che oggi ha compiuto una corsa veramente da campione. Un giudizio sugli altri italiani, Gimondi? Saronni si è visto poco, è stato abbastanza intruppato nel gruppo, forse sta ancora ricercando la massima, che comunque sono corse che vanno fatte, cercare di entrare in questa mentalità diversa, insomma. Un giudizio generale su quanto è avvenuto sino a questo momento, dobbiamo dire che è la prima delle classiche di quest'anno che non si concluda con un arrivo, ecco, Argentina in fondo al rettilineo, che non si concluda con il successo di due compagni di squadra. Nelle precedenti corse, infatti, Kuiper e Van Vliet nella Milano-Sanremo, poi ecco Argentin secondo, poi Van der Arden e Anderson nel Fiandre e nella Gantenwagen, e Madio e Wojtyla di squadra nella Parigi. Argentina secondo a 1,59 e poi al terzo posto, e quindi il portoghese Acacio da Silva che si piazza al quarto posto. Argentino oggi direi corso la grande, è stato l'unico che ha tentato di liberarsi, è un fricaglione veramente incredibile. Direi che oggi Moreno ha dato dimostrazione del suo spessore, andando avanti facendo queste esperienze lo troveremo vincitore anche di classiche. Allora ecco Acacio da Silva, il portoghese che ottiene il quarto posto. Allora il ritardo intanto, ricordiamo Criqueyon a 1,20 Argentin, ecco Peccia con Bombini e Yvonne Madiot. Peccia vincitore di questa prova nell'82, Peccia che è stato bloccato dal gioco di squadra, ecco Madiot che lo affianca. Peccia, diciamo, è stato bloccato dal gioco di squadra in quanto che in fuga c'era il suo compagno Acacio da Silva, è uscito molto bene dal gruppo. Poi naturalmente Sandegu è stato costretto a fare una scelta, avendo in fuga Acacio da Silva, ha costretto